Noi spesso lavoriamo per risolvere ogni volta situazioni estemporanee. La conduttura che si rompe ed è in manutenzione dalla diga di Sueri alla diga Cimia. Il problema, io ricordo che c'è stato pure un problema per quanto riguarda le strade, problemi per quanto riguarda le dighe e il livello di accumulo dell'acqua delle dighe stesse. Però dico, tutto questo si lega anche a un discorso di ambiente. Perché attenzione, noi facciamo di tutto per cercare di difendere la nostra agricoltura, che al momento è il settore trainante dell'economia di Niscemi e di tutto il nostro territorio. L'agricoltura al momento dà tantissimi posti di lavoro. Però abbiamo, e mi dispiace dirlo, dico, un governo regionale che pensa spesso a questo territorio come quel concetto della finestra rotta in termini ambientali. Non è solo il governo regionale, attenzione, spesso anche, o è stato il governo nazionale. Noi al momento abbiamo nella discarica che è presente all'interno del nostro territorio, nel territorio tra Gela e Niscemi, ci sono rifiuti che arrivano al momento per una situazione emergenziale che c'è in Sicilia, che arrivano da metà Sicilia, proprio perché noi abbiamo una discarica pubblica e che al momento riceve 900 tonnellate al giorno di rifiuti circa. Pensate, inizialmente noi ricevamo 200 tonnellate al giorno di rifiuti, oggi ne riceviamo 900. E probabilmente quella discarica si esaurirà presto e non so se la amplieranno o meno, e quindi prenderà ulteriore spazio per quanto riguarda i terreni della nostra piana. Io ricordo che lo stesso governo regionale oggi ha ipotizzato che in provincia di Caltanissetta dovranno sorgere, nella zona più a nord della provincia, due aree di stoccaggio per quanto riguarda l'amianto. Allora dico, noi dobbiamo difendere il nostro territorio, dobbiamo difendere la nostra agricoltura. Ma nello stesso tempo io non capisco perché la maggior parte delle autorizzazioni che arrivano dal punto di vista dell'impatto ambientale vengono realizzate in maniera semplice, o comunque hanno un iter più, come dire, veloce perché c'è l'emergenza. E quando si tratta di aggiustare, di manutenzionare la conduttura che va dalla diga di Sueri alla diga Cimia, ed è una conduttura importantissima, visto che sappiamo tutti che da anni la diga di Sueri come dire, non può accumulare acqua perché deve essere manutenzionata. Spettiamo i milioni di euro che spesso vengono annunciati, ma che ad oggi non sono stati concretizzati per quanto riguarda la manutenzione della diga di Sueri. E io ho chiesto espressamente: ma se noi sappiamo che quella conduttura è importantissima, perché non si è previsto la somma, perché non si è previsto che periodicamente quella conduttura venisse manutenzionata? Ebbene, il giorno dopo che ho fatto l'intervento in aula, l'assessore che era presente, vicepresidente della regione, l'assessore Almao, si avvicina a me, perché poi ci siamo rivisti in commissione, io ho chiesto fortemente una risposta, perché ho detto: guarda che mi è sembrato paradossale, che io addirittura ho saputo che c'è stata l'azienda che stava per iniziare i lavori. E poi a un certo punto si è tornato indietro, dico, io ho incontrato gli agricoltori che erano giustamente critici, ma poi critici ovviamente con tutta la politica, perché poi il cittadino che ha queste enormi difficoltà se la prende con tutti indistintamente, da chi governa, da chi è con l'opposizione, poi non fa distinzione. Io ho detto, ma mi dovete spiegare perché a un certo punto questa azienda che sembrava avesse iniziato i lavori, a un certo punto è andata abbandonate i lavori. Ebbene, la risposta del vicepresidente il giorno dopo ha detto: Fatici, io ho contattato l'assessore, ho contattato, dice, il dipartimento. Sembrerebbe, Fatici, siccome i terreni erano molli, allora l'azienda ha abbandonato.